Quando la moglie è in vacanza è un'opera teatrale del 1952 che diventa celebre grazie al film di Billy Wilder con la partecipazione straordinaria di Marilyn Monroe. Tra i protagonisti è Massimo Ghini ed Elena Santarelli. Una bionda da capogiro entra nella vita privata di un uomo sposato e da allora tutto cambia. Qual è il tuo ruolo? Quello della bionda da capogiro o dell'uomo sposato? Ma guarda, io sono stato una bionda da capogiro perché ho girato per un anno e mezzo facendo il vizietto La Cage aux Folles dove facevo Albin e sarà stata, come dire, una sorta di predestinazione. A un certo punto facevo Marilyn Monroe vestito con un vestito alla Marilyn Monroe e tanto di parrucca bionda, e devo dire che era il momento di tutto lo spettacolo in cui mi divertivo di più. Forse era un segnale. Non sono venuto a Catanzaro, quindi non l'avete visto lo spettacolo a Catanzaro, ma ci sono ampie documentazioni filmate. E stranamente, vedi, era come una sorta di premonizione del fatto che poi invece mi sarei incontrato con un'altra Marilyn, in questo caso Elena Santarelli, che dimostra con la sua bellissima presenza di essere un'altra bionda dell'epoca, diciamo, contemporanea, che distrugge o in qualche maniera manda al paradiso un uomo come il personaggio che sto interpretando. Però insomma ho vestito i panni di una bionda e so che cosa significa. Visto che stiamo parlando della bionda, molti sicuramente si aspetteranno la scena dell'aria che alza la gonna di Marilyn. Sarebbe stato, secondo me, secondo il regista Alessandro Dall'Adri, ma secondo tutti, un'idea completamente sbagliata, quella di cercare di riproporre una scena come quella che è talmente forte nell'immaginario collettivo. Io dico anche una cosa: se io chiedessi a 10 persone di raccontarmi quando la moglie è in vacanza e sono pronto a accettare scommesse, credo che almeno 7 su 10 non se lo ricordano bene la storia. Cioè, credo che la forza di quell'immagine, la forza di quell'immagine di Marilyn abbia un po' vinto su tutto. Cioè, la gente si ricorda il titolo e si ricorda quell'immagine. Ecco, entrare in contrasto in qualche maniera, in competizione, una competizione assurda, sarebbe stato un errore gravissimo. Mi sembra invece che Alessandro abbia avuto un'idea, da quell'ottimo regista qual è, di sostituire quella intuizione tutta di Billy Wilder, no, del film che fecero, con un'idea cinematografica, nel senso c'è un video che sostituisce la scena dell'andata a cena fuori. E devo dire, mi sembra che nella risposta del pubblico quel video abbia avuto lo stesso tipo di reazione, nel senso che teatralmente è qualcosa che non ti aspetti, perché è un'immagine fortemente cinematografica introdotta dentro uno spettacolo teatrale. E allora mi sembra che l'idea di vedere questi due che girano per Roma su una moto, che poi vanno a cena, che passeggiano in questa Roma in bianco e nero notturna, abbia lo stesso, diciamo, una valenza di impatto, di immagine. Non puoi assolutamente riuscire a competere chiaramente con quel tipo di immagine lì, che peraltro ha quasi connotato un'epoca, perché ancora se tu vai in giro in tantissimi posti tu trovi a livello di immagine, di fotografia, di statuetta, di ricordo, quella fotografia là. E intelligentemente abbiamo evitato qualunque tipo di contrapposizione, ma insomma di rapporto, ecco, con quella storia. C'è bisogno del costume? C'è uno scoglio là in fondo. Gli uomini lasciano i vestiti da una parte, sì, e le ragazze dall'altra. Quindi non si rifà né all'opera teatrale del 1952, né tantomeno al film di Billy Wilder, il regista ovviamente. Noi ci rifacciamo all'opera teatrale del 52 di Axelrod, di questo grande autore, nel senso che la commedia è la stessa commedia che era stata rappresentata a Broadway. Questo sì, c'è un tradimento che è stato fatto dal film nei confronti della commedia, perché nel 54, quando fecero il film, Billy Wilder si trovò costretto a operare una sorta di autocensura, perché nella commedia, come dire,
il tradimento si consuma nella commedia teatrale, nel film il tradimento non si consuma. Ma in realtà è il film che tradisce la commedia iniziale, perché quelli erano anni difficili di censura. E quindi Billy Wilder lo scrive anche nella sua biografia, dedica proprio un capitolo particolare a questa storia dell'autocensura che si vide costretto a operare nei confronti di questa scena. Noi invece ci siamo potuti permettere il lusso di raccontarla come l'aveva scritta l'autore nel lontano 52. Cosa si deve aspettare lo spettatore vedendo la tua commedia? Qualche consiglio? Ma io credo una cosa, secondo me inizialmente il titolo Quando la moglie in vacanza fu una geniale intuizione di un distributore italiano dell'epoca. Dico geniale perché è un titolo che è rimasto nella memoria collettiva. Mentre il titolo originale è The Seven-Year Hitch, cioè il prurito del settimo anno. E c'è una differenza sostanziale tra il prurito, la crisi del settimo anno, il prurito del settimo anno e Quando la moglie è in vacanza. Quando la moglie è in vacanza è un titolo un po' più facile, no? Come dire, un po' più all'italiana, che può sottintendere, come dire, ha un sapore un po' più farsesco, mentre la commedia è una commedia molto più sofisticata. E io ho visto questa reazione del pubblico, nel senso che il pubblico arriva pensando forse di assistere a una farsa. Il pubblico viene e ride moltissimo, perché questa commedia è una commedia molto divertente, però è una commedia che è molto più sofisticata, che è molto più intelligente, molto più elegante. Nella commedia il pubblico si deve aspettare questo viaggio nella ipocrisia del protagonista maschile, Riccardo, che per così è il nome del personaggio, è questo personaggio che si pone continuamente, no, in dialogo con un se stesso che c'è tra l'altro proiettato. Ecco perché l'intrusione del cinema dentro questa commedia, nonché della musica in questa commedia. E questo continuo rapporto con un se stesso, col quale ogni volta giudica la propria coscienza, il proprio operato, la fa diventare una commedia più intelligente. Non è solo la moglie è partita per andare in vacanza e una bella ragazza entra dentro la casa di un uomo da solo. È un po' banale come tipo di racconto. Quello che gli dà più struttura a tutta la commedia è proprio questo fatto che si ride molto, ma io ho visto che molte volte uomini e donne ridono un po' a denti stretti, perché in realtà c'è una grossa provocazione in questa commedia e c'è un grosso atto di accusa nei confronti dell'ipocrisia, specialmente maschile. Ci sta, e invece l'acquisco qua. Una vita densa di rinunce. C'è qualche somiglianza tra Riccardo e Massimo Ghini? Questa è una domanda che mi fanno dal primo giorno, io rispondo sempre nella stessa identica maniera, che qualunque risposta io possa dare, nessuno potrà credere alla mia buona fede. Che risposta do? Ognuno di noi fa i conti con la propria coscienza e con come pensa di potersi comportare. O se ogni volta che faccio un personaggio dovessi essere uguale o completamente diverso dal personaggio, mi preoccuperei di me stesso. Prima di concludere, volevo chiederti qualcosa sulla grande bellezza. Hai visto il film? Cosa ne pensi? Visto che ci sono state una serie di commenti negativi sul film di Paolo Sorrentino, molti hanno detto che è noioso, si rifà troppo a Fellini. Tu cosa ne pensi? Ma io sono, innanzitutto parto dal presupposto che è un giorno di grande felicità per noi, perché quando un film italiano vince un Oscar è qualche cosa che, non dico impropriamente, ma tutti quanti noi ce ne dobbiamo in qualche maniera impossessare, dico per orgoglio nazionale. È successo a altre persone che conosco nella mia adesso lunga carriera artistica, ne ho visti già almeno 3 o 4 di amici, perché quelli che li hanno vinti sono amici nei confronti dei quali nutro una sana invidia, come dire. Però proprio per questo mi rendo orgoglioso di esserci e di avere in qualche maniera partecipato, solo perché ci sono dentro dei miei amici, prima fra tutti Sabrina Ferilli, che nel film è straordinaria, Carlo Verdone, che è stato
anche un mio regista, Paolo Sorrentino, che mi onora della sua amicizia, siamo amici e vicini di casa pure, cioè c'è tutta una serie di cose, voglio dire, è un film che in qualche maniera, lo scrivevo l'altro giorno, mette insieme talenti e storie diverse del cinema, no? Perché Paolo ha un suo percorso, perché Servillo, che è un grandissimo attore, ha un suo percorso, Carlo ce n'ha un altro, Sabrina ancora un altro. Mi piace quando queste esperienze diverse si incontrano, e dico e ho detto questo, quando si incontrano esperienze diverse del cinema italiano, il cinema italiano diventa imbattibile. Poi il giudizio di merito nei confronti di un film rimane circoscritto al piacere e alla capacità di giudizio che ognuno di noi dà nei confronti di un film. Io credo che, posso dire questo, amo molto la cinematografia di Paolo, perché è una cinematografia peraltro fortemente con valori estetici enormi e contemporaneamente con una modernità che il cinema italiano secondo me non ha e che Paolo invece ha. È un narratore diverso rispetto a Virzì, rispetto a Ospetek, che voglio adesso cito dei nomi che mi vengono un po' così a caso, ma insomma di registi italiani importanti. Questa modernità fa sì che lo avvicini molto di più alla modernità e alla differenza che c'è tra noi e il cinema, per esempio, americano. E posso capire il piacere che possano provare, che hanno provato, per cui hanno votato questo film non solo agli Oscar ma negli altri premi importanti in Inghilterra, appunto al BAFTA, tanto quanto ai Globe. Questo non significa che nei confronti del film, come dire, non ho una lucidità di giudizio. Io capisco che è un film che ci può anche suscitare dell'irritazione, però credo che questa sia la grande forza. Dico irritazione perché, specialmente a me poi, romano, come dire, dentro a quella storia, è un film che mette a nudo una realtà crudele e sulla quale bisogna ragionare. La stessa reazione che si ebbe all'epoca dell'uscita della Dolce Vita. E allora dico, il film ha vinto i suoi premi, il film è il film che dimostra la grande qualità del cinema italiano, dei suoi registi, dei suoi tecnici, dei suoi grandi interpreti, dei suoi grandi sceneggiatori. Poi che noi siamo, come al solito, italiani, Guelfi e Ghibellini, che dobbiamo arrovellarci l'anima su tutta una serie di giudizi di merito, beh, questo lo lascio, come dire, alla storia. Va bene che sia così, va bene che ci dobbiamo lamentare. Io credo invece, come ho dimostrato perlomeno per quello che è, come sto facendo adesso, che invece sono molto orgoglioso e credo che questo sia ancora una volta la dimostrazione del fatto che se invece superiamo certi provincialismi tutti italiani, riusciamo anche a farci valere all'estero. Credo che Paolo con questo film ci sia riuscito molto bene. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi.